Mi sentite? Adesso la sentiamo, Ministro. Bene, grazie, grazie per questo invito. Io ritengo che aver ragionato oggi di contrasto alle mafie e dei risultati raggiunti davanti a una platea di studenti in collegamento, mi pare, da circa 60 istituti, 5 università, ci ha consentito davvero di svolgere un'importante riflessione sulle prospettive di futuro del nostro paese, dandoci fiducia che la direzione presa vada effettivamente verso la costruzione di una società più giusta, più coesa. Vorrei ricollegarmi a quello che all'intervento che ha svolto il procuratore Cafiero De Raho. Mi trova completamente in condivisione con le sue affermazioni per quanto riguarda la legislazione antimafia che l'Italia ha saputo costruire, davvero una moderna legislazione all'avanguardia anche a livello internazionale. Grazie all'intuizione di alcuni uomini delle istituzioni che hanno portato avanti l'azione investigativa e quindi hanno costruito un modello organizzativo di squadra, consideriamo la Direzione Nazionale Antimafia, concentrandoci proprio su quelli che sono i flussi di denaro e gli arricchimenti illeciti. Lo stesso strumento del protocollo di legalità ispirato da Giuseppe Antoci, che saluto, so che è in collegamento, è diventato un paradigma nella lotta alla mafia, quale modello cooperativo per prevenire infiltrazioni nel tessuto economico sano. Il cosiddetto protocollo Antoci, ne abbiamo parlato qualche giorno fa proprio in presenza qui da me, ha impresso davvero una svolta importante in un settore cruciale quale quello agricolo, inizialmente in Sicilia, rendendo obbligatorie le verifiche antimafia tra le concessioni di terreni agricoli demaniali che usufruiscono dei fondi europei, secondo poi un principio diventato legge dello Stato. Si pensi che nel solo arco temporale, ricompreso tra il 2014 e il 2020, l'Unione Europea ha impegnato circa 408 miliardi di euro per il settore agricolo, circa il 39% dell'intero bilancio. Quindi la mafia, non dimentichiamo, nasce proprio nelle campagne, tentando poi di allargare la propria sfera di influenza all'intera filiera agroalimentare, che anche a seguito dei processi di globalizzazione dei mercati continua a rappresentare certamente uno dei settori e degli ambiti di investimento preferiti. Si atteggia sempre di più come un'impresa moderna, sapendosi rapidamente adattare ai nuovi contesti. È interessata alla terra non come ritorno alle origini, ma come sguardo verso il futuro, poiché è dal suo possesso che arrivano ingenti finanziamenti. E ciò vale ancora di più nella fase che stiamo attraversando di pandemia, poiché il settore alimentare, unitamente a quello sanitario, è certamente attrattivo per le mafie, che a causa proprio della sua indispensabilità. E questa analisi è stata anche confermata dall'organismo permanente di monitoraggio e analisi costituito proprio presso il Ministero dell'Interno, al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, non appena iniziata la pandemia, proprio
proprio per mettere in campo uno strumento conoscitivo mirato a rafforzare la capacità di risposta dello Stato nell'anticipare i tentativi di inquinamento del tessuto economico e di condizionamento dei pubblici appalti. E nonostante le numerose attività di polizia giudiziaria, lo diceva prima il procuratore De Rao, ce ne sono davvero ogni giorno, la mafia continua a puntare sul controllo anche indiretto per mezzo di prestiti usurai che assoggettano gli imprenditori, soprattutto del segmento della catena, della distribuzione alimentare, che è un vero e proprio motore economico del nostro paese, ed è su questo fronte che tutto il comparto della pubblica sicurezza continua a mantenere alta l'attenzione. Vorrei anche ricordare il lavoro davvero importante che stanno svolgendo le prefetture attraverso verifiche sui passaggi societari, che oggi diciamo, è l'argomento che preoccupa davvero molto proprio a causa della carenza di risorse. E quindi la verifica sui passaggi societari, oltre che sui soggetti beneficiari delle misure di sostegno governativo. E in particolare mi riferisco anche al fatto che la ripartenza dell'Italia dopo questo periodo di pandemia, si basa proprio su risorse che sono state destinate con celerità. Ecco il discorso che si faceva, la celerità pur non rinunciando a quelle che sono le esigenze di accertamenti antimafia. Per cui abbiamo posto in essere dei protocolli di legalità, se noi pensiamo a quello che abbiamo fatto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la SACE, che è la società che garantisce e gestisce la garanzia statale per i prestiti alle imprese. E così anche con l'Agenzia delle Entrate che gestisce i contributi statali a fondo perduto. E un analogo protocollo è stato poi firmato proprio da poco con la Cassa Depositi e Prestiti, incaricata di gestire un patrimonio destinato alle imprese di maggiore dimensione. Quindi il risultato della complessa attività portata avanti dalle prefetture è stato l'aumento dei provvedimenti interdittivi. Basti pensare che nel 2020 abbiamo avuto circa 2.130 interdittive antimafia a fronte delle 1.541 del 2019, mentre già nei primi 5 mesi del 2021 abbiamo già adottato 698 provvedimenti interdittivi. Quindi l'attività investigativa sta consentendo anche un'attività importante di sottrazione alle mafie dei patrimoni accumulati illecitamente. Soltanto nel 2020 sono stati sequestrati beni per circa 376 miliardi e confiscati beni per 232 miliardi. Quindi davvero un'efficacia strategia di sostegno passa proprio attraverso l'aggressione dei patrimoni accumulati illecitamente dalle mafie e con la restituzione degli stessi al circuito della legalità. Significa quindi sottrarre ai sodalizi criminali le fonti di sostegno, consentendo anche la salvaguardia degli equilibri di mercato e della concorrenza leale. Nel perseguimento di questi obiettivi, noi voglio richiamare l'attività svolta dall'Agenzia Nazionale per i beni confiscati, che hanno ovviamente operato in maniera complessa e
efficace in questo periodo. Infatti noi pensiamo che noi abbiamo circa 40.800 tra beni immobili e aziende già destinati per le finalità previste dal codice antimafia, oppure ancora in gestione all'agenzia. Veniva ricordato il protocollo che è stato firmato con le associazioni pure di volontariato, con delle ONLUS, a cui sono stati destinati proprio dei beni per finalità di pubblica utilità. Un contributo determinante, qua va anche detto, è stato dato all'agenzia dal PON Legalità, che quello che era il programma 2014-2020, che ha investito 63 milioni di euro per articolate in diverse progettualità per favorire il riuso dei beni. Quindi diciamo che importante certamente è il protocollo Genova, quello che è stato richiamato, però su questo c'è da dire che certamente dei controlli vengono fatti con celerità nell'immediatezza, ma non vuol dire non fare ulteriori controlli successivamente. Stiamo ponendo in essere anche un pacchetto normativo proprio per rendere ancora più, permettete il termine, consentire proprio che una volta che si va a operare, si fa un'interdittiva nei confronti di un'azienda, non si corre il rischio poi di non salvare l'impresa, di non dare dei contributi necessari, ricorrendo anche eventualmente alla possibilità di applicazione dell'articolo 32 del decreto legge 90, quella sull'anticorruzione, perché in questo modo noi rendiamo possibile operare in maniera incisiva, mandando via quella che è la governance, ma operando in altri modi. Quindi stiamo adesso facendo un pacchetto di norme, ecco lo preannuncio oggi, ma proprio per dire che l'attività che noi svolgiamo come amministrazione dell'interno e non soltanto tramite le forze di polizia, e un ringraziamento sempre alla magistratura che per l'importante attività che porta avanti, devo dire che il nostro impegno è sempre quello di non far venir meno i controlli, ma certamente garantire la celerità, ma sempre presenti, sempre cercando di valorizzare quella che è la nostra attività. Quindi contrastare, d'altra parte, la criminalità organizzata vuol dire anche ridare dignità al lavoro. E non parliamo solo delle quote di mercato, quelle sottratte alla libera concorrenza, ma parliamo anche dello sfruttamento presente nelle imprese gravitanti nel circuito mafioso, che comporta violazioni varie in materia anche di minimi salariari, mancati versamenti di contributi previdenziali, assenza di tutele in caso di infortunio. In sintesi, vorrei dire che il lavoro senza diritti rappresenta una grave forma di arretramento civile ed economico. Ed è per questo che penso che sotto il profilo dell'immagine nel nostro paese il fenomeno del caporalato rappresenti anche un danno di reputazione forte proprio in un settore di eccellenza, quale quello che ho richiamato prima, agroalimentare. Quindi il piano d'altra parte triennale, quello 2020-2022, di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, va anche nella direzione di un rafforzamento della rete di lavoro agricolo di qualità che dà valore alle imprese virtuose, garantendo anche una sorta di certificazione di qualità o di etica. E su questo vorrei dire anche che gli operatori economici possono avvalersi anche di un circuito premiale, il cosiddetto
cosiddetto rating di legalità, che costituisce, come è noto, un'attestazione attribuita all'autorità garante della concorrenza e del mercato delle imprese che assumono comportamenti ispirati a quelli che dovrebbero essere dei principi etici a cui tutte le aziende e le imprese dovrebbero riferirsi. Quindi ad oggi vorrei anche dare ulteriore dato, sono circa 8.000 le imprese appunto che rientrano in questo rating e che appunto si avvantaggiano di questo vantaggio, chiamiamolo, di reputazionale. Quindi liberare le terre dall'oppressione che la mafia impone e farlo con l'impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità dei giovani, apre a una prospettiva di futuro che, voglio ribadire, infonde fiducia e spinta per la realizzazione di una società più giusta e coesa. Però io ritengo che il nostro paese ce la può fare perché, come dicevamo, ha una legislazione che nessun altro paese ha, e ha molta attenzione su questi aspetti, ci sta un gioco di squadra tra tutte le istituzioni, quindi io ritengo che il nostro debba essere un messaggio di fiducia nei confronti dei giovani, perché sono loro che devono intervenire anche con un cambio culturale, e questo credo che anche l'incontro di oggi vada proprio in questi termini, perché si comprende la stretta connessione tra legalità e concrete possibilità di crescita del nostro paese, sia come sviluppo per la nostra collettività, sia come sviluppo delle singole professionalità e del merito e della civile convivenza. Credo che oggi dobbiamo essere grati a questo incontro proprio per il valore che si dà al di là di quello che è stato detto. Grazie. Grazie Ministro per il suo intervento, grazie per le sue parole.